Ciao a tutti! Eccoci qua con una nuova puntata del mio podcast! Faccio solo un breve riassunto per chi ci ascolta per la prima volta. Mi chiamo Barbie Roberts, per gli amici Malibu. Forse qualcuno di voi mi conosce anche per il mio vlog. Questo è il mio podcast, dedicato ad alcune persone speciali, dei veri e propri esempi per tutti. Si chiamano Role Models. Sono donne a cui ispirarsi. E nell'episodio di oggi parleremo di una ragazza davvero straordinaria. Siete pronti? Ehi, Barbie! Che combini? Stai facendo un vlog? Ciao, Chelsea! Non proprio. Sto provando a fare un podcast. Oh, ti serve una mano? Dimmi di sì, a me piace fare i podcast! E questo a che serve? Quelli sono i suoni e le musiche. Sai cosa? Capiti a fagiolo, perché volevo parlare di un tema che, in un certo senso, riguarda anche te. Vi ricordate di Chelsea? È la mia sorellina. Chelsea, tu cosa vuoi fare da grande? Essere come te? Oh, sei la migliore delle sorelline possibili! Ma lo sai che in realtà tu puoi essere tutto ciò che vuoi? Davvero? Anche... un astronauta? Certamente! Beh, bisogna studiare e impegnarsi. Ma se andare tra le stelle è il tuo sogno, non c'è nessuno che ti possa fermare. Però... a scuola qualcuno dei miei compagni dice che la scienza è roba da maschi. Stai tranquilla, questa è una vecchia convinzione stereotipata. Che vuol dire? Vuol dire che è come un foglio con su scritte delle cose che non sono vere. E sai che facciamo noi? Lo accartocciamo e lo buttiamo nel cestino. Centro perfetto! Quindi, se volessi, potrei davvero diventare un astronauta. Esatto! Proprio come la protagonista del nostro podcast, Samantha Cristoforetti. Lei è un'astronauta bravissima e famosa. Pensa che è stata la prima donna italiana ad andare nello spazio. Aspetta, ci vuole il rumore giusto. Vediamo un po'. Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri. Samantha è già andata due volte sulla Stazione Spaziale Internazionale. E da lassù ci regala sempre tantissime emozioni. Oltre a dedicarsi agli esperimenti scientifici, posta dei video bellissimi della Terra dall'alto. E così tutti la chiamano Astro Samantha. Quindi, se io diventassi astronauta, mi chiamereste Astro Chelsea? Può darsi. O magari Rocket Girl. Però sembra un sogno molto difficile. E poi io ho solo 7 anni. Beh, se ci pensi, anche Samantha un po' di anni fa era una bambina, proprio come te. È vero, non ci avevo mai pensato. E dov'è cresciuta? Cosa le piaceva fare? Sono curiosa. Adesso ti racconto. Samantha è cresciuta in un paesino di montagna. Le piaceva tantissimo guardare il cielo stellato, che lassù tra i monti si vede benissimo. La affascinava e le faceva venire il desiderio di poterlo toccare con un dito. Poter volare nello spazio! Certo, allora sembrava soltanto un sogno lontano. Quindi da piccola non sapeva che un giorno il suo sogno si sarebbe avverato. Eh già, nessuno lo sa prima che accada. Ma Samantha già viaggiava con la fantasia. Proprio come te. Le piaceva tantissimo leggere libri. Romanzi di avventura, fantascienza. E ogni tanto li leggeva persino sotto il banco di scuola. Se lo facessi io, le maestre si arrabbierebbero. Però non è che non studiasse, eh? Anzi, le piaceva tantissimo imparare. E aveva un debole per le materie scientifiche, come me. Poi, quando aveva 17 anni, partecipò a uno space camp in America. Per una settimana ebbe un assaggio della vita nello spazio. Un campeggio nello spazio? E come fai ad arrostire i marshmallow? Ma no! È solo un campeggio a tema spaziale.
La strada per arrivare davvero tra le stelle era lunga. Richiedeva una forte determinazione. Pensa che Samantha imparò tantissime lingue, perché per essere astronauta devi poter abbracciare tutto il mondo. Wow! Parla anche il cinese mandarino. Sì, che vuol dire sì. Si è laureata in ingegneria meccanica, è diventata pilota dell'aeronautica militare. Ha sempre continuato a studiare e allenarsi in attesa dell'opportunità giusta. Il pezzetto di puzzle che mancava per realizzare il suo sogno. A me piace fare i puzzle. Poi un bel giorno l'occasione arrivò. L'Agenzia Spaziale Europea stava cercando nuovi astronauti. I candidati erano migliaia. Ma Samantha superò brillantemente tutti i test e alla fine venne scelta. Immagina che emozione aprire quell'email! Era diventata ufficialmente un'apprendista astronauta dell'ESA. Iniziò ad addestrarsi in varie parti del mondo e un giorno arrivò alla Città delle Stelle. Esiste una Città delle Stelle? Allora dobbiamo convincere mamma e papà a portarci lì in vacanza! Già, ed è un luogo davvero particolare. Pensa che un tempo era segreto. Da lì partono le spedizioni verso lo spazio da più di 50 anni ormai. Insomma, il giorno della partenza era sempre più vicino. E tu sei pronta a partire con il razzo spaziale? Ci penso io! 3, 2, 1, 0, and liftoff! Grazie Chelsea! Che bei suoni! Il razzo portò Astro Samantha e i suoi compagni in alto, sempre più in alto, oltre il cielo. E fino alla Stazione Spaziale Internazionale, la casa dell'umanità nello spazio. Immagina, i ghiacciai, gli oceani, le pianure, i deserti. La Terra vista da lassù era uno spettacolo meraviglioso, una bellissima sfera blu. Quanto mi piacerebbe viaggiare nello spazio! Deve essere incredibile! A chi lo dici, sorellina? E poi Samantha, la prima volta, rimase lassù per ben 200 giorni a compiere importanti esperimenti scientifici. E che altro si può fare nello spazio? Un po' di tutto, in realtà. Per esempio, Samantha si è presa il primo caffè espresso nello spazio e si è anche fatta fare un taglio di capelli a microgravità. Eccolo qui! Ah, brava! Ma soprattutto, Samantha ci ha trasmesso tante foto, video e racconti della sua grande avventura per farci stare un po' nello spazio con lei e far sognare anche noi. E non aveva mai paura lassù? Beh, qualche piccolo problema può capitare. Ma lei, che è una fan della fantascienza, si ripeteva «Don't panic, niente panico». Come recita la Guida Galattica per autostoppisti, uno dei suoi libri preferiti. E poi è tornata sulla Terra con lo shuttle, come una stella cadente. E se qualcuno, guardandola, ha espresso un desiderio? Secondo me si è avverato lo stesso. Soprattutto se era quello di una bambina con un sogno tanto grande da sembrare impossibile. Mi piace questa storia. Adesso ci vuole un po' di musica per festeggiare. Grazie a tutti voi per aver seguito il nostro podcast. E ricordate, i vostri sogni sono luci molto più potenti di qualunque non si può fare. Continuate a credere nei vostri sogni. Potrebbero portarvi fino alle stelle, proprio come Astro Samantha. Ciao a tutti e a tutte! Al prossimo podcast! Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri!